Si è messo agli atti che io per questo video avevo scelto la via dell'armonia. E invece mamma è arrivata dicendo: no, rifacciamo la Battle of the Crafts. Io avevo scelto una craft che, cioè, è discutibile, nel senso che gliel'ho mandata dicendo: la odierai con tutta te stessa. E sono persuasa di questo quanto. Pensavo che bastasse. Si è presentata qui mezz'ora fa dicendo: ho cambiato idea. No, io faccio una cosa. E poi vedremo. Quindi ancora una volta dovrei giudicare qual è la craft più bella tra quella che ho scelto io, che è scelta apposta per essere molesta, e quella della mamma. Allora, non è proprio così. E quando No, la tua penso no. craft will fail miserably, almeno abbiamo un backup Sai cos'è il problema? Che è possibile che la mia craft fail miserably. Perché ancora una volta, io non so perché continuo a fare sempre gli stessi errori. È una di quelle che ho scelto da quei videini veloci. Quindi non c'è veramente per bene la procedura. E francamente, anche se c'è. Ti faccio vedere, la figura è questa. L'idea è che dobbiamo fare tre palloncini coperti di spago, che nella loro versione loro coprono di acqua bollente con sciolto lo zucchero dentro, che a me sembra la ricetta per il disastro, in tutti i gradi, cioè è appiccicoso mentre lo fai, è appiccicoso mentre ci giri lo spago intorno, non so se funziona, arrivano le formiche, piangi perché ci sono le formiche, quello è tutto appiccicoso, mi sembra un casino. E allora abbiamo invece deciso di farlo col Vinavil e via andare, però non so se funziona. E una volta avevo provato a fare, sai, quella della zucca che chiudi gli Sì. spaghi? A me è venuto un robo bitorzoluto, vabbè, insomma. Quindi proviamo pure. Prendo tre palloncini. Quando andiamo a crossi le lucine, prendile. Palloncini. Ma quindi tu stai lì e critichi? Certo. Ah, ok. Splendido. E sai cosa? Per sicurezza mi riguardo il video perché francamente non mi ricordo. Se posso dirci, ne sono 8.000, su Vabbè, Pinterest. io ho quello lì di riferimento. E tu riferisciti Io mi a quello che riferisco. realizzerai, peraltro. Ma. Perché loro lo fanno con lo zucchero e tu no. Capacità polmonare di un pesciolino? Quanto lo vuoi grande? Non lo so, è per quello che volevo. Vuoi giocare con l'elio? No. No, così ti va bene? Non lo so! Secondo te lo capisci da lì? No? No. Ma il risultato finale cosa deve essere? Un pupazzo di neve. Guarda bello. Ah! Bello, no? Poi? Non così grande. No, un po' meno. Ma come un po' meno? No, Se devi ok. fare un Va pupazzo, bene. ok? Quello è quello più grande, oi, stai attenta. Ah, uguale. Ok. Potrebbe essere un bel aghifoglio di Natale, tipo adesso faccio col cartoncino delle foglie, no? E poi basta, E poi metti basta, finita. fine. Questo, come sempre, è il momento in cui metto in discussione tutte le decisioni che mi hanno portato qui oggi, proprio nella vita. E allora, il video originale prima copre i palloncini con lo spago e poi li intinge in questo miscuglione appunto di acqua in cui hanno sciolto lo zucchero. Noi no. E quindi qua ci stanno e faccio. Sarà bellissimo. Sarà bellissimo, vedi che tutto gioca a mio favore. Certo, vediamo come fai a far stare fermo lo spago. Con lo scotch. No? Buscotch, no. Vedi un po'. Ok. Sembra agli esami quando speri che l'insegnante ti dia qualche indizio se sei sulla strada giusta o no. Quindi nel secolo signor. La mamma ha fornito le materie prime, quindi abbiamo questo lussuosissimo spago in fibra naturale. Ma quando mi avevi detto che avevi bisogno di tanto spago, io pensavo che 2 rocchetti bastassero. Ma tu pensi che non Non lo basti? so, speriamo, cosa ti devo dire? Vabbè, tu hai una bella craft, no? Dopo. Io non so che cosa voglio No, fare. no, in realtà no. Come no? Allora, guarda, io farò un comodo nodo qui, no? Guarda com'è professional. È venuto male persino il nodo. No, dicevamo, adesso faccio un nodo super professional. Ok, perfetto, guarda, guarda. Allora, Perfetto, boh, vamola. vamo là. Ma loro come fanno a farlo stare fermo, scusa? Non lo dicono? No, no, senza la musichetta felice. Che qua non sarà felice nessuno. Ah, niente, rap. Vabbè, grazie, grazie molte. E poi ci vogliono le lucine, quindi con le lucine Ho va bene. capito!
quarto d'ora che mi hai preso le lucine. Ci sono le lucine in garage per la mia craft. Mi servono le lucine. E ci metti lo scotch poi per tenerlo fermo, no? Lo spago, abbiamo detto. Abbiamo detto? Mm-hmm. Ok. Abbiamo detto. Ah, se l'abbiamo detto. Ah, l'abbiamo detto. No, I fucked it up. Fuck. What a surprise. Shut up. Oh, God. Oh, no. Ah! Sono comandata. Tanto nei pezzi dove ho messo lo scotch. Ok. E le però tre questi, ore del video. Questi sono dei criminali, cioè non puoi mettere dei video così falsi e tendenziosi. Hai trovato il più stupido. Ma e quindi adesso io cosa me ne faccio, scusa? Non dire cosacce. No, veramente. Ah! Sullo scotch non prende il Vinaville, quindi? Beh, prende tutto il resto di Vinaville. It's gonna be fine. Nothing is gonna be fine. No. No, poi se scoppiano. Ah, fastidio. Quando è stata l'ultima volta che ho usato dei palloncini in un video e ho messo il disclaimer? Non scoppia niente. Sai che cosa? Devi tirare un po'. Allora, io qua devo staccare lo scotch. Ne faccio un altro, sai cosa? Guarda, ne avevo giusto un altro. Merda. Eh? Con le dì. I bambini, sai, bambini. No, ma io non sono in grado. Io non sono in grado. No, non sei in grado. No, non sono in grado e lo odio. Quindi questo è un video in cui la mamma fa due craft. Sto domando questo mostro infernale. Che errore che esploda. Eh? Niente. Vieni qui a mettermi dello scotch. Qua. Wrap. Wrap my foot. Vai a vedere come stai facendo bene. Bello, eh? Guarda. Grazie. Ma se comperavi delle mortadelle che già come like this. Ah, bello. Eh? Orgoglio Boulogne. Qua. Cioè, eh? Com'è possibile che non sia ancora esploso? Che cosa? Il palloncino. Hai fatto? Qui. Non c'era anche nell'ultimo video, queste sono le craft che piacciono a me, quelle in cui tu fai qualcosa e io guardo. Dici che basta? Sì. Brother fed up. Ne hai altre due da fare? Provati anche a scappare, provati a scappare. Povero palloncino che già sta avendo una giornata di merda. Vabbè. Sì. A godforsaken idea. Sì. Ah beh, sei d'accordo? Assolutamente. Ok, così sembra un provolone invece. Arancione. Vabbè, un po' fame. No, stiamo così intanto. Sei sicura di non voler giocare con l'elio? Tranquilla, ci siamo quasi. Sto rimpiangendo l'albero di Halloween. Cacciù! Cacciù! Molla, cacciù, dai! Cacciù, mi serve! Pitturiamo col Vinaville puro. Dai! E se tutto comes undone quando lo pitturiamo col Vinaville? Sfiga! Allora, facciamo un po' di pacciugo qua. Va dove ti porta il cuore. Comunque, come dico sempre, c'è una qual certa curva di apprendimento, secondo me. Ti dico, non ti conto quanto voglia di cominciare con la mia. Anch'io. Che probabilmente andrà a finire male anche quella. Anche perché it's untried and untested. Però almeno è bella. Cosa? Cosa? No, no, fai finta di niente. Non ci far caso. Ho tirato un filo. No, ma va bene, tanto poi... Quando poi è fatto si camuffa. Ok. Non ti preoccupare. Anch'io ne ho qualcuno. Tanto finirà in un cartoccio che buttiamo, no? Quindi ok. E che prima prendiamo lungamente a calci. A pedate. No, no, va tutto bene, va tutto bene. Ho perfettamente la situazione in controllo. Ok. Mm. No, vabbè, ma non funzionerà mai. Dai, ma eri venuto così bene. Ma va che sei bastardo, però. Devo continuare? No. Ah, vai avanti tu a spennellare. Sì. Tu risolvi sto... What? No, non sono capace. No, non dai, posso. Risolvi il maelstrom. L'unica cosa positiva di questa craft è che dopo avrò tutte le mani sporche di Vinaville, così posso pelarlo via ed è bello. Mini. Grazie. Tu non lo tiravi lo spago, vero? Un po'. Un po', ma non tanto, perché ho paura che esploda. Sarà un bellissimo pupazzo di neve. Si sente la furia? Sì. È esploso per davvero. Ok. E adesso?
Gli ho detto, ma figurati, esplode, ma va là. Non posso mettere il disclaimer, non esplode niente. Ah sì, anche proprio piacevole al tatto. Ah, che bella idea, grande. Mi prendi per i fondelli? Non ho capito. Prendi per i fondelli? No, lo giuro. Adesso secondo me lo appendi da qualche parte. Filo da stendere. Non sono bellissime queste craft? Divertimento in famiglia. Ci siamo qua la mamma. Mazza, che schifo. Che schifo tutto. C'è la sensazione. Pensa se era acqua e zucchero. Pensa se era acqua e zucchero. Pensa che... Vabbè. No, vabbè. Che poi scolava dappertutto, cadeva per terra. No, vabbè. No, vabbè. Ma secondo te perché fanno quelle cose lì che sono delle prese per i fondelli? Forse è sabotaggio. Atomiche proprio. Dovrei leggere i commenti a quelle craft lì. Prima ne avevo letto uno al volo di uno che diceva ma non potrei usare la colla? E quelli rispondevano ma farlo con l'acqua e zucchero è una simpatica attività coi bambini. Ah, ok. Mettici i bambini con l'acqua e zucchero e questo. LOL. Ok, si è rotto da solo, giuro, si è rotto da solo. Io non c'entro, dov'è l'altro? Aspetta che adesso devo aiutarmi ad appendere anche questo provolone qua. Dio, che orrore. Poi, adesso, possiamo dire la cosa che abbiamo pensato tutti ma nessuno ha avuto il coraggio di dire? Sembrano bozzoli. Ok, riconosciamo questo fatto, beh, dobbiamo fare il terzo. Perché plurale maiestatis? Perché mi hai aiutato fino adesso! Appunto! Ma e se procedessi andando? Audace! Molto audace! E non ci metti dello scotch? Ma non lo so, è la mossa della disperazione. Questi sono i tre bozzoli in corso di asciugatura. Dici, come mai dondolano tanto? Perché la mamma è tre volte che ci passa sotto e poi si chiede come mai ha del vinavilla nei capelli. Comunque, siamo qua, ci vediamo tra 150 anni quando sono asciutti. Ok, e ora con i bozzoli che si vanno lentamente asciugando andiamo avanti con questa mirabolante. Non mirabolante, sarà un altro fail anche questo. Comunque, mi sono portata due pigne. Due pigne, due proprio. Ci teniamo a specificare che la mamma abita nel pieno del verde, quindi queste pigne qui sono sue, perché lo sai che adesso te restano se rubi le pigne? What? Sì, non abbiamo ancora capito a chi le stai rubando le pigne, però un uomo è stato arrestato perché ha rubato le pigne. Sì. Queste sono tutte pigne mie, non le ho rubate a nessuno. Ok. Oddio, perché dobbiamo avere così tante pigne? Perché farò un albero di Natale di pigne. Oh, è una buona idea. Con in mezzo quelle palle lì trasparenti. Sì, eleganti, molto belle. Come se non bastasse, questa traditrice. Sai che si era rassegnata, accende il grillo tonante, aveva visto finalmente la luce. Ma non si è andata a comprare un'altra pistola. Cosa ti devo dire? Vergogna. Sì. Cosa diranno i grillini tonanti? Guarda. No, ma voi siete bellissimi e che abbiamo bisogno di tanta colla. Ok. Allora, l'idea è che devo cominciare con quelle molto grandi sul fondo. E poi dopo me andando... A proposito, ti devo chiedere una cosa. Sì. Hai le lucine. No, ma dimmi sta cosa veramente delle pigne che non puoi più raccogliere pigne. No, ma poi... Cioè, allora... Se si tratta di magari non raccogliere i sassi del Partenone... Sì, capisco, ha senso. Cioè, anche a grattare via le tesserine dei mosaici Pompei. Altra non cosa, è carino. Sono d'accordo. Non è carino. Ma le pigne? Cioè, quante ne devi raccogliere per veramente dar fastidio all'ecosistema? Perché immagino che l'idea sia quella. Però tanto, cioè, non è che fai venire fuori... Che alberi fanno le pigne? dei pigni? Cioè, mica li vuoi tutti i pigni, no? Molte pigne, che io sappia, sono sterili, cioè... What? Sì, non servono per fare pinini. Le vuoi bianche o colorate? Bianche, stiamo tutte sullo chic. Esatto. Vieni. Mamma mia, che capriccione stavolta. È un abbandonone questo. Oh, che capriccione. Vediamo se il mio potente mezzo qua. Sei sicura che l'hai attaccato, sì? Ah, forse non ho acceso la ciabatta. No, sorry. Attacca anche i grilli tonanti, no. Che se questo mi lascia piedi. Oddio mio, no. Non hai voluto i grilli tonanti. Ah! Abuso! Ma quindi, cioè, tu pensi di fare una struttura che si autoregge? Ebbene sì. Di colla a caldo e pigne?
Ridi, ridi. This is gonna be amazing. Attacca anche un grillo tonante. No! Dai. Questa roba qui non si scalda. Ho un gatto da 9 kg addosso. Ma no, si è scaldata, l'ho sentita. Posso metterti giù? Ti prego. Oh, la la. Ok. Ok. Bene. Adesso se tu attacchi un grillo tonante, mi aiuti? Perché io in fondo ti ho aiutato con tutta la... È vero. Ecco. Non ho capito la tua risata scomposta quando ti ho detto che si deve reggere. Certo che si deve reggere. Mm-hmm. Qua ci sono anche delle mie pigne, se vuoi. Ma le hai rubate quelle pigne lì? A te. Ok, quindi non arrivano i carabinieri, no, dicendo in alto le mani, fuori le pigne! Rotto comunque così, eh? Vabbè. Dopo... Hai capito? No, perché non è neanche all'altezza della seconda riga. Certo che no, ma non devi. Sì, non... cioè viene questo brufolo bianco in mezzo a una fila di pigne. Ce ne saranno altri di brufoli. Ce ne saranno altri di brufoli bianchi. Mm. Sai cosa? Ci mettiamo una noce in mezzo. Hai anche le noci? Anche le noci. Nota che io prima di selezionare quel malnato pupazzo di neve fatto coi bozzoli, le avevo telefonato e ho detto: hai idee per la nostra craft, quella da fare insieme? Ma no, non no, beh, ce l'avevo niente, ma non ti piaceva, lo sai benissimo. No, senti, dai, era super scrauso, voleva fare dei tappi. No, che li farò, quindi non spoiler, no. Beh, spoiler. Sappi che è da adesso che ci pensava alla cosa dei tappi, quando poi farà la cosa brutta coi tappi. Adesso cerchiamo di non incollarle. Se andiamo di questo passo, con questa inclinazione, sì, questo coso diventa alto così. Non credo. Nemmeno io. Non ho capito perché adesso hai smesso di lavorare. Perché non so come andare avanti e ho paura che dopo tu dia la colpa a me quando non funziona. Ecco, adesso altra palla. No, un altro brufolo. Altro brufolo. Ah, it's gonna be amazing. No. No, se funziona it's gonna be amazing. No, it's gonna suck. Posso cominciare con la riga 3 qui? Ma fai quello che vuoi, tanto così, sennò io come faccio poi a dire che sei stato tu che hai sbagliato tutto? Hai ragione. Also, it's gonna take forever. Cioè, perché invece lì... Ma scherzi, è stata una fiera di risate e una passeggiata. Le uova di mortadella, invece quelle sono andate bene. Uova! Non ci sta... Aspetta! Dai, ah! Ma cosa fai, una piramide? Non è quello il piano? Oddio, non ho capito niente! Sì, no, quello è il piano, ma stai andando avanti tutta da sola. Cioè, fai Cheope da una parte e vabbè, Micerino dall'altra, che te devo dire? Qua bisogna aspettare 75 anni che sia tutto secco. Ok, va bene. Ma se giriamo qua la pignatta qua, puoi andare avanti a erigere da questa parte. Erigo. Erigi. Nota che qui ci sono anche i materiali per l'inevitabile video con l'alcol e quindi già prima lei stava pensando di attaccarsi al rum. No, ma infatti secondo te se io do un attimo una golata è un problema? Secondo me ci aiuta ad andare più spedite. È vero o no? Buonanotte amici! Secondo me è poi questo che abbiamo effettivamente incollato in una pigna. Lo sapevo io che veniva incollato no, in una pigna. Ok, viene via. Andando in su dobbiamo... Weave it, secondo me, perché stia su. Vabbè, facciamo che è un problema per dopo. Dov'è il mio cestino qua? Cosa ci fai col cestino? Ci metti le pigne. Senza neanche una selezione. Guarda com'è brutta questa, scusa. Poi di... No. Cosa se vieni qui e seleziona tu, allora. La smetti? Mi dai le pigne spelacchiate? No, guarda, vuoi questa che è anche chiusa? Questa è preziosa! Questa va usata nei pressi dei brufoli per sistemare... No, questa la mettiamo in cima. Oh. Ci sono da metterci anche queste. E poi ci sono da metterci anche questi preziosissimi. Oh, belli! Sì, questi si spelano con una facilità incredibile. Che eleganza però. Molto belli. Ah, e poi... Per dare un altro tocco di eleganza, io poi ho anche questi. Staranno benissimo qua. Dopo vediamo, metti qua. Dovevamo contare le pigne. Why? Because it's fun. Perché quante saranno? 400.000? Quante ne usiamo? Beh, tu divertiti. Uno. Appunto. O se poi non ti va bene, fai tu, oh, eh. Gesù, non hai mai imparato niente. Stacco il grillo tonante e sciopero. Dai, su, aiutami. Sii costruttiva. Tu hai fatto esplodere il mio palloncino a proposito di sabotaggi, comunque. Adesso.
splendida. I didn't do it on purpose, come on. So you say. Ok, e adesso... No, metti giù! Vieni, se torni qua ti riprendo in braccio, non vengo fin lì. Oh, the saddest meow. Hai sentito cosa ha detto? Te lo ricordo, abbandonato al bordo di una strada in una scatola e pioveva, da solo. Sì, hai ragione a qualsiasi cosa. Per qualunque cosa voglia, Gordon avrà. Se no, viene un bel portaombrello. Ci la prendiamo in giro tantissimo. Perché tu stai sempre. Ho la tosse! Non faccio così. E poi ho la tosse. E invece voi da bravi figli dovreste, non so, per esempio, preoccuparvi. Tesoro, vuoi una mentina o qualcosa del genere, insomma. La vuoi una mentina? Ma va là. Vuoi broccoli? Allora, non possiamo lavorare tutte e due sulla stessa pigna. That's clear. Questa pigna non è abbastanza grande per tutte e due. Non ce n'è bisogno. È tutto così saldo. Senti, hai mica una noce? Sì, adesso devi andare un po' in giù. Oh santo Dio, aiutaci. Ma aiuto! Ma giochi dalla tua parte. Ma allora, guarda te, questa qual è la il mio pezzo? Non lo so, quello che è venuto male. Questo. Stai sabotando la mia noce. La tua risposta è: ci metto un blob di colla. Sempre. Vai a giocare dalla ma, tua ma parte. Ma sto cercando di rimediare. Va bene. Dammi un'altra noce. Ancora, to, usa questo. Un peperone di glitter. Un piccolo peperone di glitter. E poi quando le metti su, spingi un pochino. Che funziona come col palloncino. Basta che tiri un po'. No, che non esplode. Allora, qua stiamo andando avanti, come al solito siamo in quella fase in cui il procedimento è solo un po' ripetitivo e noioso. Però, visto che a un certo momento la mamma è venuta in mente di fare pigne d'oro, secondo me è molto evidente quando a un certo momento ci siamo dette facciamo delle pigne d'oro! E hanno cominciato. Però è molto bello. Sì, la solita malalingua. In realtà ne avevo di pigne d'oro, ma non bastavano. Di numero! Sì, ma sei, sai. Stiamo... Dimmi di nuovo che devo pendere un pochino di più verso il centro, dai. Stiamo andando verso il centro o no? Sì. Beh, e allora perché sei... No, perché me l'hai detto quasi quanto trova le lucine. Ma ti chiede da mangiare la colla a caldo, perché ne metti così poca? Al momento non c'è l'inquadratura lì sopra perché quella telecamera lì è scarica, si sta ricaricando tutto. Sì, lo so, è stata un po' lunga, però varrà la pena. No, non era una polemica. Ah, no? No. Ah, io non faccio queste polemiche surprising. Qua, le faccio molto chiaramente, molto più polemiche di così. Posso metterne uno anch'io di pallette? Non lo so. Beh, qua hai fatto un buco orrendo, posso mettercelo? Metticelo! Vedi? Quando voglio criticare si capisce. Abbiamo selezionato anche un po' delle stelline della corona, secondo me dell'anno scorso, forse l'anno prima, quelle che avevo sprayato d'argento e d'oro, ovviamente sto selezionando quelle d'oro. Qual è il lato buono, abbiamo detto? Questo. Come stiamo andando? Stiamo andando. Posso mettere già anche questi? Certo, vai. Questi. Dai, ma è troppo carino. Non c'è gara quest'anno. Ti piace, amore? È bellissimo. Sono così contenta. Bellissimo. È bellissimo, è una parola. No, mi piace un sacco. Senti poi, lucine. Sì, appunto. Un po' d'ovo, pigne e you can't go wrong. No. Come vado? Perfetta. Assolutamente clou. Non pigiare. Sì. E? Sì. No, fa schifo. Fa vedere. Sta è proprio brutto. Sembra il ricciolino della cacca. Oddio, l'abbiamo tenuto fino alla fine e poi fa schifo. E con questa? Sì. Ah beh, semplice. Vai, pensa se adesso plom. Ecco, perfetto, così ferma, non ti muovere. Adesso stai lì così fino a domani. No. Così forse domani quelli sono asciutti. Grande. È bellissimo. Accendiamo. Guarda come luccica. Guarda quando gli giri intorno. Lastro d'argento. Allora, questo è bellissimo. E adesso è più o meno finito. Lo lasciamo qua ad asciugare, a posto. I miei bozzoli invece sono esattamente come erano circa 2 ore fa, quando li abbiamo appesi.
E quindi ci rivediamo domani. Quando li faremo scoppiare? E li butteremo via. Sicuro. Ciao. Ciao Vez, è il giorno dopo. L'albero di pigne è ancora bello come era ieri. I bozzoli, oddio, a vederli sono asciutti, ma soprattutto nell'ipotesi che il pupazzo di neve effettivamente funzioni, ho chiesto alla mamma, senti, quando torni porti la scatola dei bottoni, che ovviamente è in una latta per biscotti. Beh, cioè, siccome siamo in Italia, sono i veicoli veneziani. Ho fatto ancora meglio. Cioè? Ti ho portato anche la scatola dell'altro ramo della famiglia. Scatola da scarpe, calzature di lusso, so se mi spiego. Scusa. Allora, vabbè, ma tanto tutto questo è prematuro, cioè prima dobbiamo vedere se per caso si bucano i palloncini, che non funzionerà e butteremo via tutto e non ci servono i bottoni. Ok. Ci ammazzi una persona. Io ci provo. Non funzionerà, cioè adesso io li buco e si appallottolano su loro stessi. È proprio garantito. Vabbè, lo faccio? Lo vai, faccio. Vai. Così. E non succede niente. Cosa? Aspetta, non dire niente. No, ma Vez, ma cosa? Ma sono maledetta. No, non ci credo. No, io neanche, ero sicura. Ha funzionato? Questo è anche meglio dell'altro. È un procedimento molto violento, cioè pensavo tutto diverso io. Effettivamente c'è uno spirito natalizio, Christmas carols. Nope. Hunger Games. Sì, è più nello spirito di Hunger Games. Vado, Vai. Il rumore che è ghiacciante. Questa è una pera però, non è un... Questo no. Cioè, fermo restando che secondo me quest'anno nella battaglia dei fai da te non c'è gara e l'alberino di mamma è bellissimo, se non altro non mi aspettavo che questi venissero effettivamente in sagome. Ti ripeto, pensavo, buco il palloncino, fine del video. Ci abbiamo messo un pochino tanto scotch, secondo me. Appena. Ma non lo so, questa di scotch non ne aveva ed è comunque un casino. E ancora una volta questo video si concluderà con non fatelo a non casa. Non fatelo a casa. No, quello sì, quello è bello e divertente, guarda che soddisfazione questo, insomma. È più adatto se lo facciamo ad Halloween per fare la mummia domestica comunque. Sì, Cioè non lo so, te fa pensare a un pupazzo di neve. Non so. Immagini questa fase. Pensa con lo zucchero. Con lo zucchero. No, ma saremmo già in una pozza di lacrime da prima. Cosa ci è venuto in mente? Sai cosa mi dà fastidio? Che a vederlo lì è meno brutto che qua. Beh, una volta tanto, cioè, secondo dai... me non si vede bene quanto terrificante sia. Però sei ipercritica, dai. Cioè, il fatto che siano rimasti solidi è già, no? Sì, è già un miracolo, ecco, hai ragione. Quindi. Però ecco, se dovessi chiedermi, scegliamo il lato da far vedere, non c'è nessun lato da far vedere. Non lo so. Adesso però la devi smettere di insultarlo, perché sennò lui non collabora. Ma lui è stupito quanto noi di essere rimasto intero. Là. Sì. Prenderò un piatto di carta su cui incolliamo quello di base. Okay. Cosa dici? Bene. Così oseremo. Poi lo possiamo ricoprire di pini. Mentre ci le luci. Madonna, mamma. Non, brutto non basta neanche. Vabbè. Non è un po' grande il piatto? Guarda, no. Oh, it's really, really fugly. Ok, allora cominciamo l'assemblaggio di questo capolavoro. Poi un uovo. Sai che. Anche a te fa un po' cagare. Tutto quel lavoro per questo? La testa è troppo grande. Scusa un momento. È bellissimo. Ah sì. Adesso pende anche, perché? Va bene, adesso lo teniamo così un attimo e si riprende. Da cui? No. No? Sì. Oppure? Perché no?
No, per carità no. Ah, da lì per forza. Perfetto, perfetto. L'importante è trovare una verticale. Boh, guarda, ci mettiamo il naso così decidiamo il davanti. Esatto. Naso da farsi naturalmente con un pezzo di feltro arancione. Si era spostato di nuovo. No, cade. Dai però allora. Faccio il cappello. Fai il cappello. Se lo guardi da di fianco, sembra pinguino di Batman. Vedi che è tutto gobbo? Così? Secondo te con la tesa larga così va bene? Adesso questo sembra un soldato della prima guerra mondiale. Poverino. Va bene grande sì. Così? Allora, io ho fatto questo splendido cappello. Che francamente mi sembra il pezzo migliore di tutta la craft. Cioè, me lo metterei io, onestamente. Guarda bello! Tu vuoi anche la sciarpa? Sì. Ecco fatto, guarda, c'è anche la sciarpa. Hola. Che è del colore esatto del mio maglione, quasi. Sì, quasi. Ho tagliato tutto da del feltro nero per assicurarmi che la tesa stesse dritta. In mezzo ai due pezzi ho incollato un pezzo di cartoncino e poi ho fatto il cilindro. Vabbè, qua sopra me che balbetto ci dovrebbe essere il filmato veloce di me che faccio sto cappello. Intanto la mamma ha fatto la sciarpa, questo povero gobbo. Che non sta dritto, tra l'altro. Oddio, com'è carino! Stesse dritto. No, intendevo il cappello, cioè la parte migliore Ma di questa craft. Secondo te perché non sta fermo? No, non capisco. Perché è tutto così mobile? Perché è super wonky? Poi da qui ti ripeto che è messo come una persona troppo alta in autobus. È un umarelli in realtà. E vai. Wow! It's getting better and better! Mm-hmm. Bottoni! Allora, mi servono due bottoni uguali neri per gli occhi. Non è bellissimo? Tipo questo, no? Il bottone nero definitivo. No. Quanti ce ne vogliono? Beh, due per gli occhi. Ho trovati gli occhi! Nel video originale gli fanno il sorriso di bottoni rossi, ma noi abbiamo un grave problema, cioè qua gli è il bius. Che belle le frange della sciarpa, però. Due bottoni sono troppo pochi, eh? No, vanno bene. Eccola i due bottoni. Buon fatto! Boom. Sta sorridendo, sta smirking. Fa un sorriso tenero. Adesso io gli attaccherò gli occhi. I bottoni del panciotto. Guarda, belli. Sì. Sembra una virgola, così. Oh sì! Molto carino. Ok. Ecco, ain't you nice? Senti, è meno brutto di quanto temevo all'inizio, questo sì. Dai, Sì. Sì, no, non lo mettiamo fuori da nessun parte. No. No, beh, lui poverino sta in casa che... E poi è delicato. È delicato, esatto, cagionevole. Poi prende aria, vedi. Non so se te l'avevo detto, però mi sembra abbastanza... evidente che ho preso due rametti e glieli ho incollati qui come se fossero braccia. Credo di averlo fatto in un momento in cui avevo spento la telecamera. Ah sì, portiamo tutti su e li mettiamo a fare un po' di scena. Con pochissimi secondi di autonomia. Però va che roba. Devo dire che fotografare il cono di pigna è stato più facile, almeno è docile. Molla? Abbiamo alle spalle in questo tripudio di lucine i nostri capolavori. Da un lato sgneppo qua e dall'altro... Ah, l'ho spento prima, vabbè, gli abbiamo fatto il filmato, l'ho fatto, poi l'ho spento. Chi ha vinto secondo te? Abbiamo provato a fotografarlo 100 anni e tutte le volte era lì che faceva. Poi abbiamo finito di fargli le foto e adesso sta fermo, ovviamente. Togliti un momento. Guardalo il fetente. Però c'è un Però bel sorriso. Dai, è carino. Poi un bel sorriso fetente. Fa tenere. Lo appoggiamo. Sai cosa? Lo appoggiamo al fanale.
Okay. Come sempre questi video prendono un po' più di quanto noi si pensi all'inizio e i risultati raramente sono quello che pensavamo all'inizio, tranne qua, che è un miracolo. Vabbè, è improv, è stato tutto un improv. Sì. Come sempre speriamo almeno che il video ti sia piaciuto. Facci sapere secondo te qual è la craft vincente e ricordati, non riprodurre mai, mai per nessuna ragione. Mai, mai, niente mai. Di quello che facciamo noi. Grazie mille per aver guardato questo video. Tutte le info sono nel box come al solito. Ti abbraccio e se ti va ci vediamo domani. Ciao. Ho bisogno di festività, hanno fatto sì che ho bisogno di appoggiarmi. È stata una bellissima serata, va? Una bellissima serata. Va in giro come due gobetti che si appoggia ai lampioni.